Avevano già dato battaglia in consiglio comunale e ora i consiglieri del Movimento 5 Stelle depositano al protocollo del Comune di Pescara le osservazioni al progetto di riqualificazione dell'area di risulta, che la consigliera pentastellata Erika Alessandrini definisce come una manovra di svendita a privati di un terreno pubblico. Abbiamo fatto numerosi incontri in cui abbiamo sollecitato la cittadinanza ad esprimersi e quindi a fare le proprie richieste di modifica per riuscire tutti insieme con una comunità attiva a bloccare quello che viene definito come progetto di qualificazione, ma che in realtà è una proposta di svendita di un'area pubblica per i prossimi 20 anni. Le proposte hanno riguardato un po' tutti gli aspetti, si può parlare chiaramente di una bocciatura in toto della proposta che arriva dal centro-sinistra e possiamo parlare di un dato storico. Infatti oggi stiamo consegnando quasi 3.000 osservazioni e sappiamo che ne arriveranno molte altre in giornata, perché potremo avere a disposizione anche più tempo per il deposito in protocollo e c'è la possibilità anche di consegnarle attraverso la posta elettronica certificata. È un dato storico perché, a quanto ricordiamo, nemmeno per le varianti al piano regolatore sono arrivate così tante osservazioni. È la testimonianza che la città ha bocciato questo progetto e che non vuole che le proposte che il centrosinistra ha fatto finora possano diventare realtà. Siamo orgogliosi di questo risultato e abbiamo quindi coinvolto la cittadinanza a presentare, a consegnare al protocollo tutti insieme il frutto di tanto lavoro, e siamo felici oggi di poter festeggiare questo risultato.